Il papà di Oiku torna a casa e la ragazza ne resta talmente sconvolta che decide di trasferirsi a casa di Burku. Quest'ultima ed Ayaz cercano di convincere la loro amata a fare la pace con l'uomo, ma la stilista non ne vuole sapere. Mete, intanto, continua ad avere problemi con Seima a causa della sua famiglia che non la ama. Bulent nota il disagio del figlio e si reca dalla ragazza chiedendole di tornare con Mete. La rossa di Cherry Season accetta e così torna a vivere alla villa. Frattanto Monica organizza una festicciola per il compleanno di Oiku e chiede agli amici di quest'ultima di darle una mano. Alla festa si presenta anche Kemal, il padre della ragazza e, quando Oiku si decide a fare la pace con lui, l'uomo si sente male e viene ricoverato d'urgenza. I due alla fine fanno la pace, per cui la ragazza chiede al genitore cosa possa fare per renderlo felice. L'uomo le risponde che le piacerebbe vederla sposata prima di morire, così la stilista chiede ad Ayaz di sposarla e lui accetta. L'architetto prende quindi in affitto una casa per viverci anche se per un finto matrimonio. Onem scopre che il figlio desidera sposare Oiku e cerca di dissuaderlo dal farlo. Il ragazzo, però, non l'ascolta, per cui la donna decide di parlare con la stilista che ripensa seriamente al matrimonio. Ayaz allora prega la sua ex amata di non farsi intimorire e andare avanti per la sua strada. Emre, frattanto, riceve una proposta di lavoro in palestra e, seppur titubante, accetta. Il giorno del matrimonio si avvicina ed Onem, più irata che mai, cerca in tutti i modi per trovare un modo per impedirlo. Ayaz ed Oiku, invece, spinti dai loro cari amici, decidono di festeggiare l'ultimo giorno di libertà con una grandiosa festa. Cosa succederà adesso? Oiku e Ayaz diverranno marito e moglie, oppure Onem escogiterà un piano per dividerli?